cloud in Italia nel 2014 ha finalmente rotto gli argini. I dati che abbiamo rilevato di crescita sono dell'ordine del 40% per il software as a service. Questo vuol dire che finalmente le imprese hanno superato alcuni dei timori iniziali legati a sicurezza, legati a scarsa affidabilità delle piattaforme di cloud computing, e invece sono convinte del valore dell'agilità che possono trovare nello prima adottare e poi crescere attraverso l'utilizzo e il consumo di risorse esterne. Questo però, se fatto in modo così dirompente come l'adozione di soluzioni di software as a service senza creare l'adeguata infrastruttura di sostegno, può creare una nuova adozione di isole applicative, isole non integrate. In particolare c'è un rischio che il patrimonio dati venga frammentato tra le risorse all'interno dell'azienda e quelle che stanno all'esterno. Proprio per questo siamo andati nella ricerca anche ad approfondire come le aziende stanno interpretando questo tema del percorso verso cloud. E quello che è uscito è che l'investimento nell'infrastruttura abilitante, la cloud enabling infrastructure, è un investimento che richiede oggi capacità di spesa dell'ordine del 70% di quello che si è deciso di andare a comprare come servizio dall'esterno, proprio per adeguare le infrastrutture ad una fruizione armoniosa tra quello che sono le risorse interne e quelle che sono le risorse esterne. Ma questo viene fatto finalmente con un paradigma diverso di cooperazione applicativa, la capacità di integrare tra di loro queste risorse. Ovviamente è un percorso che non può avvenire in un anno solo, anzi noi ci aspettiamo che questi investimenti in infrastrutture abilitanti l'anno prossimo siano ancora superiori in termini di capacità, proprio perché il paradigma, il valore che oggi è chiaro nelle direzioni di business, il valore che arriva da cloud è indispensabile per innovare i processi di business. Un ultimo tema interessante è come la filiera, anche del mercato dell'offerta, si sta ristrutturando per accompagnare le imprese in questo percorso. La Cloud Journey è diventata anche un servizio di accompagnamento per le aziende del mercato dell'offerta, che si sono strutturate in un insieme di operatori che sono Cloud Channel, un altro insieme di operatori che sono Service Provider e Broker e un altro insieme di operatori che sono coloro che fanno i componenti, i mattoni elementari, quindi una nuova filiera che si è abilitata, nuove modalità di cooperazione e competizione e infine nuovi spazi competitivi per le start-up. Abbiamo anche analizzato negli ultimi 2 anni quante startup sono state finanziate come operatori di cloud computing. A livello mondo ne abbiamo individuate 400, a livello Italia una quarantina, le abbiamo anche intervistate, sentite in una tavola rotonda. Insomma, cloud computing finalmente una piattaforma abilitante dentro le imprese, internet come piattaforma abilitante per l'erogazione dei servizi e opportunità di innovazione non solo per le grandi imprese ma anche per le startup.